Un saluto agli amici di Clovis Magazine. A giocare questa sera c'è anche lui, Einar. Ciao, ciao a tutti, buonasera. Come va, Einar? Diciamo molto bene, sono qua per una buona causa e quindi molto bene. Questo progetto Adotta un Angelo, questa onlus, no? Che diamo assistenza domiciliare a tutti questi bambini che hanno problemi, insomma, di leucemia e tante altre cose. Insomma, per me essere qua e fare questo gesto è molto bello. Passa anche un po' in secondo campo comunque la voglia di vincere alla fine. Sì, sì, assolutamente. Penso che lo scopo maggiore è quello di pensare per questi bimbi che hanno bisogno. Quindi chi vince oppure chi perde conta poco. È rilevante. Senti, la tua esperienza della Nazionale Cantanti come sta andando? È bella, è un bel gruppo, è un bel clima, no? Quindi sto proprio bene, mi accolgono bene, quindi anche io con loro c'ho un buon rapporto, quindi tutto bene. Invece artisticamente cosa stai preparando? Ci puoi dare qualche piccolo spoiler? Artisticamente sto preparando tantissime cose, perché voglio fare delle cose, insomma, che col tempo capirete. Mi sono preso questo momento di pausa, ma una pausa di scrittura e di tante cose belle, solo che come tutte le cose bisogna sempre comunque lavorarci, e quest'anno è un anno pieno di quello, di lavoro. Noi attendiamo e vogliamo lanciare un messaggio a tutti i ragazzi che ci seguono, anche loro dare un piccolo contributo, magari, non so, un caffè in meno. Assolutamente. Allora, io già parto con il presupposto, cioè io credo di essere una persona fortunata e fare questo bel gesto comunque è una bella cosa. Stai bene tu e fate star bene anche tantissimi altri bambini e altre persone. Quindi se avete la possibilità di fare questo gesto, fatelo, mi raccomando. Un saluto da Pamela e Dainer. Ciao, ciao a tutti.